Ne stiamo parlando il giorno dopo che Kang ha vinto il Nobel. Sono i giorni di una notizia incredibile e questo appunto conferma un po' questa cosa che dici, che è un libro che tocca e che parla. Rileggere questo romanzo, un romanzo infinito, che ci fossero dentro tanti strati estremamente interessanti che avevano a che fare con le relazioni, con la violenza, con la famiglia, ma anche con la storia, con i massacri, con molte questioni. Della scrittura di Han Kang c'è quasi tutto. Con Francesca Marciano abbiamo un po' lavorato a una spina dorsale molto molto stretta, un romanzo infinito ridotto a 10 pagine, una roba quasi incredibile. E invece poi questa scrittura si è riaperta per i bisogni, per i desideri, per le curiosità, per le discussioni in sala prove, si è rigonfiata, no? È stato molto bello il processo di scrittura, ma alla fine ha vinto il romanzo. Le 9. Ma sei impazzita? Perché mi hai svegliato? Prima di tutto c'è stato trovare le persone, trovare le figure, quindi l'incontro con alcuni spettacoli in cui era in scena Gabriele Portoghese, insomma, e poi capire finalmente dopo un po' di ricerca più faticosa chi poteva essere il cognato, e quindi è partito tutto dai corpi, dalle figure e dalla stima e dall'interesse verso anche un teatro che non mi assomigliasse fino in fondo, che mi assomigliasse in parte, e questo un po' si riflette proprio su una delle ambizioni del progetto, che è quella di essere un po' meno de Florianesca. E questo è un importante passaggio che però non cambia nulla poi della mia natura, dei ragionamenti, del modo soprattutto di provare, che è un modo condiviso con tutto il gruppo di lavoro, non solo con gli attori, ma con la scena, con l'aiuto regia. Ci siamo interrogati su questa differenza fra il romanzo e la scena. Monica non è semplicemente descritta, esiste, si può vedere. Si possono vedere le crepe fra come viene raccontata e come il pubblico la vede. Il percorso che fa Yong-hae, che è molto chiaro in qualche modo nel romanzo, trasporlo poi a teatro, renderlo una cosa concreta, sta richiedendo notevoli sforzi immaginativi e anche per trovare proprio soluzioni. Al momento siamo in una fase di una presenza, comunque, una presenza che agisce poco, con dei passaggi, cioè passiamo da una donna che la vediamo subito che ha fatto eso, che c'è già stato uno sganciamento da quello che era, per cui quello che ci raccontano gli altri, i loro punti di vista, e soprattutto di una donna che era in un certo modo. Lei fa delle transizioni, sembra passare dall'essere umano all'animale, ad essere un animale, e poi a questa spinta, questa attrazione verso l'essere vegetale. E quindi come lo sto affrontando? Incarnandolo nelle azioni che ci sono anche nel romanzo, no? Nelle scelte che abbiamo fatto. Per esempio c'è il momento in cui mangia un uccellino. In teatro si possono anche non vedere delle cose, c'è anche la presenza della parola importante, per cui delle immagini avvengono, e per me è come appoggiarmi, mi appoggio un po' a quello che viene detto e lavoriamo su cosa si vede, cosa non si vede, su una cosa più misteriosa, più non chiara, come non è chiaro neanche per lei quello che le sta accadendo. È molto chiaro il no, e non è poco. Secondo me. Tu non sai bene, sei completamente fuori di testa. Interpreto il marito, se facessimo forse una linea tra la vegetariana e il resto del mondo, il marito forse sarebbe il resto del mondo, nel senso che sono agli antipodi questi due personaggi.
È un uomo senza vocazioni, con qualche ambizione, abitato da una vergogna sociale che lo porta quindi a attuare delle strategie per restare al mondo, incapace di vedere quello che accade a sua moglie, forse proprio perché è un uomo senza vocazioni. La donna senza volto che vorrebbe dipingere può essere solo sua cognata. Io mi prendo carico del personaggio del cognato di Yeon-kae. È un uomo in un momento critico della sua vita. Un po' tutto quello che avviene in questo romanzo ha a che fare con persone colte in momenti di crisi, di fragilità, di difficoltà. Come nella vita ci sono le domande, la capacità di porre domande in questo romanzo e anche nel lavoro che stiamo facendo insieme è il vero obiettivo, insomma, far deflagrare le domande.